una politica anticomunista è venire a Monte Carlo e pagare anche una pizza 50 fino a 100 euro, pagare un'acqua 30 euro per me non è un problema. E vi spiego anche il perché, perché io vengo a Monte Carlo dove voglio vedere gente di elite. È inutile che voi continuate a criticare, a dare addosso, e non è giusto. Chi vi ha obbligato? Vi ha obbligato qualcuno a pagare l'acqua 30 euro, la pizza 60 euro? Nessuno. Siete a Monte Carlo, i prezzi sono questi, dovete accettare quello che è la realtà. Se voi non potete permettervelo, mi dispiace tanto per voi, la pizza ve la fate a casa, tanto costa 2 euro, ma io non è che mi sento fregato perché pago una pizza 60-70 euro, anzi sono in un bellissimo posto, la pago volentieri. È una politica imprenditoriale, secondo me, a mio giudizio, vincente, ed è perdente per i coglioni che non capiscono. Ma voi comunisti che cazzo volete capire, insomma, di imprenditoria? Che se fosse per voi Monte Carlo la fate tutta a chiudere perché siete frustrati e invidiosi, cioè, capite il concetto? Vedi, tac, è già arrivata. Faccia vedere la pizza, scusi, venga qua. Eccola qua la pizza, guarda che buona, faccia di comunisti. È così si funziona la vita, ragazzi.